clinica oculistica trasformata in studio privato, arrestati tre medici dell'ospedale Sarcone di Terlizzi. Ed eccoci alla cronaca, il reparto di oculistica dell'ospedale Sarcone di Terlizzi trasformato in una sorta di studio privato. Tre medici sono stati arrestati per reati contro la pubblica amministrazione. I particolari da Michele Peragine. Ospedale pubblico, gestione privata, almeno per quanto riguarda il reparto di oculistica del Sarcone di Terlizzi. Da giugno scorso c'era stato un ridimensionamento. La giunta regionale, infatti, l'aveva trasformato da unità operativa complessa, con 10 posti letto, a unità operativa semplice, senza possibilità di degenza e assistenza notturna. Ma niente è cambiato, continuavano i ricoveri e addirittura venivano eseguiti interventi in sala operatoria da parte di due specialisti esterni. Abuso in atti d'ufficio e falso materiale ed ideologico, i reati contestati ai tre medici finiti agli arresti domiciliari, il primario del reparto e i colleghi che, per così dire, si portavano il lavoro da casa. Una trentina i casi anomali individuati. Oltre alle forzature messe in atto per espletare l'illecita attività, da marzo a luglio scorso ha accertato anche un danno di 140.000 euro per la ASL Bari 2. In conferenza stampa il procuratore aggiunto di Trani, Francesco Giannella, e la titolare dell'inchiesta, Simona Merra, hanno specificato che le indagini continuano per far piena luce su eventuali complicità all'interno del reparto di cui il primario e i suoi colleghi potrebbero aver goduto. Lo stesso reparto è ora sotto sequestro, ma con facoltà d'uso.